Ciao! Molte e molti di voi mi hanno chiesto di approfondire gli artisti attraverso delle monografie e io ho colto questa sfida che diventa anche il mio regalo per l'estate. Oggi ci immergeremo nella vita e nell'arte di Michelangelo Buonarroti, una figura centrale del Rinascimento italiano. Integreranno questo esperimento esclusivo per il canale YouTube di Arte Esplorando la playlist e i molti altri video dedicati all'artista, ma anche i post del blog e le letture consigliate che troverete qui sotto in descrizione. Michelangelo nasce nel 1475 a Caprese, in Toscana, da una famiglia di prestigio fiorentino. La sua formazione artistica inizia da giovanissimo nella bottega del ghirlandaio e si evolve rapidamente quando entra a far parte del Giardino Mediceo, sotto la guida di Bertoldo Di Giovanni, un allievo di Donatello. Michelangelo non è solo uno scultore, ma un vero talento poliedrico del Rinascimento. Durante il suo soggiorno nel Giardino Mediceo, studia le opere classiche raccolte dai Medici e si immerge nel circolo degli umanisti, influenzato profondamente dal neoplatonismo di Marsilio Ficino e altri. Tra le sue prime opere significative troviamo La Madonna della Scala e La Battaglia dei Centauri, opere che mostrano già segni del suo stile unico e potente. Ma la vita di Michelangelo è anche segnata da turbolenze politiche. Dopo le infuocate predicazioni di Savonarola e il crollo della Signoria Medicea, Michelangelo lascia Firenze, viaggiando prima a Venezia e poi a Bologna, dove continua a sviluppare il suo stile artistico. Nel contesto più ampio, la Firenze del tempo di Michelangelo è un fulcro di attività economica e culturale, influenzata dal mecenatismo dei Medici. Questo periodo vede non solo una rinascita artistica, ma anche significativi progressi in scienza, tecnologia ed esplorazione, come dimostrato dalla scoperta dell'America e dall'invenzione della stampa. Dopo un breve soggiorno nella Firenze repubblicana, Michelangelo si trasferì a Roma nel 1496. Qui realizzò due delle sue opere più importanti, la scultura del Bacco e la celebre Pietà, scolpita con una maestria tale da esprimere la profondità emotiva e il dolore della Vergine Maria. Tornato a Firenze nel 1501, Michelangelo ricevette importanti incarichi che avrebbero definito il suo ruolo come uno dei principali artisti del Rinascimento, tra questi il David, scolpito in marmo tra il 1501 e il 1504. Divenne un simbolo di forza e ira, rappresentando la difesa delle libertà repubblicane di Firenze. Questa scultura fu posizionata in Piazza della Signoria come dichiarazione politica e artistica. Durante questi anni l'Italia era al centro delle lotte per l'egemonia tra Francia e Spagna. Questo contesto turbolento influenzava anche l'arte e il pensiero politico. Cesare Borgia, figura centrale di questo periodo, ispirò Niccolò Machiavelli nel suo trattato Il Principe, dove esplorava il realismo politico basato sull'osservazione diretta degli eventi storici. Sul campo artistico, Leonardo da Vinci introduceva nuovi stili e metodi come lo sfumato, che contrapponeva al bello neoplatonico prevalente a Firenze. Questo stile rivelava un'armonia universale, dimostrando come arte e scienza fossero interconnesse e fondamentali per la comprensione della natura. Le opere di Michelangelo, insieme a quelle di contemporanei come Leonardo, non solo riflettevano le tensioni e cambiamenti del loro tempo, ma anche influenzavano profondamente la cultura e l'arte future. La loro capacità di intrecciare arte, politica e scienza ha lasciato un'impronta indelebile sul Rinascimento e oltre. Nel 1508 Michelangelo iniziò uno dei suoi progetti più ambiziosi, affrescare la volta della Cappella Sistina. Durante questo periodo visse in condizioni di isolamento, dedicando ogni momento del suo giorno al lavoro. Nei suoi scritti esprimeva il peso di questa grande sfida, rivelando di non avere amici e di vivere in uno stato di grande affanno.
L'architettura dipinta della volta è divisa in tre zone sovrapposte, ognuna con un significato distinto. La zona inferiore presenta le genealogie di Cristo, mentre la seconda zona è adornata con profeti e sibille, e nei pennacchi angolari le storie di miracolose salvazioni di Israele. Nella parte più alta, Michelangelo dipinse nove storie bibliche che rappresentano l'origine del mondo, dell'umanità e del male. Le figure note come gli ignudi incorniciano queste storie e l'intensità delle scene cresce man mano che lo sguardo si muove dall'entrata verso l'altare. Durante gli anni della realizzazione degli affreschi, la chiesa era guidata da Giulio II della Rovere, subentrato nel 1503 ad Alessandro VI Borgia. Giulio II era noto per il suo temperamento energico e per la sua visione artistica che trasformò Roma in un centro di rinascita culturale, invitando artisti illustri come Michelangelo per realizzare la sua visione di grandezza. Parallelamente, artisti come Raffaello stavano lavorando su progetti simili nei palazzi vaticani, come le Stanze Vaticane, che esaltano le idee di verità, bontà e bellezza attraverso la dottrina neoplatonica. L'opera di Michelangelo nella Cappella Sistina non solo dimostra la sua maestria nella pittura e nella composizione, ma riflette anche le tensioni e le aspirazioni della sua epoca. Questo periodo di intensa attività artistica è un chiaro esempio di come l'arte possa servire sia come espressione personale che come manifesto culturale e politico. Dopo essere stato nominato pontefice, Leone X affidò a Michelangelo due importanti compiti: progettare la facciata e una nuova sacrestia per la chiesa di San Lorenzo a Firenze. Anche se la facciata non fu mai completata, i disegni e un modello in legno del 1518 mostrano come Michelangelo abbia affrontato problemi architettonici che erano irrisolti dal XV secolo, introducendo elementi di forte plasticità. La sacrestia, chiamata anche Sacrestia Nuova, presenta elementi in pietra serena che richiamano la sacrestia vecchia di Brunelleschi, situata sul lato opposto della chiesa. Questa struttura simbolizza le tre sfere gerarchiche dell'universo: l'inferno nella parte bassa, la terra al centro con architetture razionali e il cielo nella parte superiore con le lunette e la cupola. Il progetto è ispirato dalla dottrina neoplatonica, che vede l'anima ascendere dal mondo materiale a quello delle idee. Durante il lavoro di Michelangelo a Firenze, l'Europa era scossa da conflitti per il crollo del Ducato di Milano tra Francesco I di Francia e Carlo V d'Asburgo. Inoltre, nel 1517, Martin Lutero fisse le sue 95 tesi, dando inizio alla riforma che avrebbe profondamente influenzato la religione e la politica europea. In Italia, il Rinascimento non era solo un periodo di rinascita artistica, ma anche di fervente dibattito culturale, incluso il dibattito sulla lingua italiana. Pietro Bembo, ad esempio, sosteneva l'uso della lingua fiorentina dei grandi poeti del Trecento, mentre l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, pubblicato nel 1516, diventava un modello di perfezione stilistica nella lingua volgare. La morte di Donato Brabante nel 1514 e i lavori di Raffaello e Antonio da San Gallo il Giovane sottolineano un periodo di straordinaria attività architettonica a Roma, con una concezione dello spazio che influenzò profondamente il Rinascimento italiano. Michelangelo, attraverso i suoi progetti incompiuti e le sue realizzazioni, non solo ha modellato il panorama artistico del suo tempo, ma ha anche lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'arte, dimostrando come l'architettura possa essere un potente medium di espressione culturale e spirituale. Nel 1527, a seguito del devastante sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi, Firenze riacquista la sua indipendenza dalla dominazione medicea e si proclama nuovamente repubblica. In questo clima di instabilità, Michelangelo viene incaricato di progettare le fortificazioni della città per difenderla dagli eserciti del Papa e degli imperatori. Nel 1529 viene eletto membro dei Nove di Milizia e successivamente nominato governatore e procuratore generale sopra la fabbrica e fortificazione delle mura di Firenze.
Tra il 1524 e il 1530 Michelangelo lavora alla Biblioteca Laurenziana, un progetto che riflette il suo stile unico e la sua visione artistica. Questo edificio non è solo un luogo di conservazione del sapere, ma anche un simbolo della lotta dello spirito per liberarsi dalla materia, un tema ricorrente nelle opere di Michelangelo come nel San Matteo e nei prigioni conservati all'Accademia di Firenze. Mentre Michelangelo lavorava a Firenze, l'Europa era scossa da conflitti religiosi e politici. Carlo V e Francesco I di Francia si contendevano il controllo del Ducato di Milano e la riforma luterana stava cambiando il panorama religioso del continente. L'assedio di Firenze del 1529-30, condotto dalle forze imperiali alleate del Papa, culmina con la caduta della Repubblica e il ritorno al potere dei Medici sotto Alessandro de' Medici con l'appoggio di Papa Clemente VII. In questo periodo di grandi cambiamenti l'arte e la cultura riflettono e talvolta sfidano i tumultuosi eventi politici. Il manierismo inizia a prendere forma a Firenze come reazione contro le proporzioni e la prospettiva razionale del Rinascimento precedente. Artisti come il Pontormo cercano nuove vie espressive che esplorano la libertà di ritmo e movimento. La vita e l'opera di Michelangelo durante il sacco di Roma e il successivo assedio di Firenze dimostrano come l'arte non sia solo un riflesso della società, ma possa anche influenzarne il corso. Le sue opere, insieme ai cambiamenti politici e culturali del periodo, offrono una finestra unica su un'epoca di grande trasformazione e ci aiutano a comprendere come il Rinascimento fosse un periodo di continua evoluzione e sfida. Nel 1532 Michelangelo incontra Tommaso Cavalieri, un nobile romano. La loro amicizia è testimoniata dalle numerose poesie e disegni che Michelangelo gli dedica, ricchi di temi neoplatonici e mitologici sull'amore. Nel 1536 Michelangelo fa la conoscenza di Vittoria Colonna, una nobildonna il cui fervore religioso influenzerà profondamente la sua vita spirituale e artistica, portandolo a una sorta di conversione personale. Durante questi anni Michelangelo riceve l'incarico da Papa Paolo III di affrescare la parete dell'altare della Cappella Sistina con il Giudizio Universale. Quest'opera monumentale rappresenta la figura gigantesca di Cristo circondata da santi e angeli in un movimento di divino giudizio. L'affresco si distingue per la dinamicità delle figure e per l'intenso impatto emotivo. L'epoca è turbata da intensi conflitti politici. A Firenze Lorenzino de' Medici assassinò il cugino Alessandro de' Medici, mentre a Roma il clima era dominato dalla lotta tra repubblicani e forze papali. Questi eventi si riflettono nell'arte di Michelangelo, in particolare nel suo busto di Bruto, che simboleggia la resistenza contro gli oppressori delle libertà repubblicane. Il pontificato di Paolo III segna un periodo di importanti riforme religiose. Viene approvata la Compagnia di Gesù e si avvia l'Inquisizione, mentre la scuola di Fontainebleau, in Francia, diventa un centro influente per lo sviluppo del manierismo, stile che influenzerà profondamente l'arte di tutta Europa. Il manierismo, con figure chiave come Parmigianino e Rosso Fiorentino, porta avanti una rivoluzione artistica che sfida i canoni classici del Rinascimento, introducendo una nuova libertà espressiva e un'intensa carica emotiva nelle opere d'arte. Questo stile si sta diffondendo rapidamente, influenzando generazioni di artisti in Italia e oltre. Questo periodo della vita di Michelangelo non è solo una fase di straordinaria produzione artistica, ma anche un momento in cui la cultura, la politica e la religione si intrecciano strettamente, riflettendo le tensioni e le trasformazioni del loro tempo. La sua opera, in particolare Il Giudizio Universale, rimane una delle più grandi testimonianze dell'arte rinascimentale, simbolo dell'eterna lotta tra il divino e l'umano, tra la libertà e l'oppressione. Nel 1542 Michelangelo iniziò a lavorare agli affreschi della Cappella Paolina, un progetto che completò nel 1550. Questi affreschi sono notevoli per le loro delicate gradazioni di colore, influenzate dalla pittura tonale veneziana, che mostrano un cambiamento nello stile pittorico di Michelangelo verso una maggiore morbidezza e fluidità. Questa fase rappresenta un momento di transizione nell'arte di Michelangelo, introducendo elementi più emotivi e atmosferici nelle sue opere.
Nel 1542 Michelangelo firmò anche l'ultimo contratto per la tomba di Giulio II, un progetto che lo aveva occupato per quasi 40 anni. Descritta dall'artista stesso come la tragedia della sepoltura, la tomba venne ridimensionata rispetto al progetto originale del 1505. Nella versione finale, nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma, la tomba presenta 7 statue, tra cui il famoso Mosè, affiancato da figure che simboleggiano la carità e la fede. Quest'opera riflette la maturazione di Michelangelo, unendo architettura e scultura in un complesso dialogo di temi religiosi e filosofici. Durante questo periodo la riforma luterana stava rimodellando il paesaggio religioso europeo, ma in Italia il movimento non raggiunse il vasto seguito popolare visto in altre parti d'Europa. Tuttavia circoli intellettuali, come quello napoletano di Giovanni Valdes, influenzarono pensatori e artisti, inclusi Michelangelo e la sua cerchia. In risposta alla riforma, Papa Paolo III indisse il Concilio di Trento nel 1545, definendo i dogmi della Chiesa Cattolica e riaffermando la necessità delle opere, oltre alla fede, per la salvezza. Il periodo vide anche innovazioni significative nell'architettura e nella pittura. Opere come Le regole generali di architettura di Sebastiano Serlio e i 5 libri dell'architettura di Andrea Palladio riflettevano un rinnovato interesse per il classicismo vitruviano, ma con una crescente libertà stilistica che includeva elementi manieristici e decorativi. Nel campo della pittura, l'approccio tonale, iniziato da Giorgione e sviluppato da Tiziano, portò a un uso più libero del colore e della luce, influenzando profondamente lo sviluppo della pittura veneziana. Questo periodo rappresenta un'epoca di grande fermento e cambiamento in Italia, con Michelangelo e i suoi contemporanei al centro di una trasformazione culturale che avrebbe lasciato un'impronta indelebile sull'arte e la società. Durante il pontificato di Paolo III, Michelangelo si distinse principalmente nel campo dell'architettura. Gli viene affidata la ricostruzione di San Pietro, uno dei progetti più emblematici del Rinascimento. Michelangelo rivede i progetti precedenti, orientandosi verso una concezione più unitaria e grandiosa, ispirata dalle idee originali di Bramante. Si concentra particolarmente sulla compattezza del design e sullo slancio della cupola, elementi che diventano distintivi del suo approccio architettonico. Parallelamente a Firenze, Cosimo lavora per consolidare il suo dominio puntando alla conquista di Siena. Dopo una lunga resistenza, la Repubblica di Siena viene sconfitta e annessa al Ducato di Firenze nel 1556, dimostrando come le ambizioni territoriali fossero un aspetto cruciale della politica italiana dell'epoca. Il Rinascimento non è solo un periodo di fioritura artistica, ma anche un'epoca di grandi cambiamenti economici. Le scoperte geografiche stimolano la formazione di capitali ingenti nelle mani di banchieri e commercianti, i quali diventano figure chiave nella scena politica europea, come dimostra l'influenza della famiglia Fugger nell'elezione imperiale di Carlo V. L'arte manierista, con la sua ricerca della perfezione tecnica e del virtuosismo, riflette il gusto raffinato e l'amore per l'eleganza del tempo. Artisti come Gian Bologna e Cellini esprimono questa ricerca estetica nelle loro opere. Inoltre, nel 1550, Giorgio Vasari pubblica Le Vite, fondamentali per l'affermazione della storiografia dell'arte come disciplina autonoma. Vasari divide l'arte in 3 fasi, infanzia, gioventù e maturità, e pone Michelangelo come il culmine insuperabile del Rinascimento. Dopo la morte di 2 figure molto importanti per lui, Vittoria Colonna nel 1547 e Luigi del Riccio, Michelangelo esprime il suo dolore, la sua introspezione attraverso la poesia e l'arte. Durante questo periodo nascono 3 delle sue opere più toccanti, conosciute come le Pietà Senili: la Pietà del Duomo di Firenze, la Pietà di Palestrina e la Pietà Rondanini. Queste sculture riflettono non solo il suo dolore personale, ma anche una maturazione del suo stile artistico, dove il concetto di non finito diventa una potente espressione linguistica e filosofica. Michelangelo utilizza questa tecnica per esplorare temi come la lotta e il tormento dell'esistenza, rendendo le opere intense e inquietanti. Nel contesto più ampio, Michelangelo vive un periodo di grandi turbolenze religiose. La Chiesa Cattolica, supportata da nuovi ordini religiosi e dalla Compagnia di Gesù, intensifica i suoi sforzi per contrastare la Riforma protestante.
Questa, nel frattempo, riceve riconoscimento ufficiale in Germania con la pace di Augusta del 1555, che, pur riconoscendo la confessione luterana, pone ostacoli alla sua ulteriore diffusione. Parallelamente, vediamo l'evoluzione del manierismo, non solo nell'arte ma anche in musica e letteratura. In musica, lo sviluppo del madrigale da parte di compositori come Pierluigi da Palestrina introduce nuove forme espressive. Nel teatro, nuove forme come il melodramma emergono con opere come La Minta di Torquato Tasso, che esplorano temi di amore e complessità emotiva. A differenza dei contemporanei come Raffaello e Leonardo, Michelangelo preferisce lavorare in solitudine, rifiutando di formare o guidare un gruppo di collaboratori. Questo isolamento riflette la sua concezione dell'arte come una ricerca personale piuttosto che un movimento collettivo. Tuttavia, Sebastiano del Piombo, un artista veneziano, si distingue come un collaboratore significativo, contribuendo con il suo colorismo veneziano alle opere di Michelangelo. Gli ultimi anni di Michelangelo ci offrono una finestra sulle profonde riflessioni di un artista che ha affrontato i cambiamenti del suo tempo con una sensibilità unica. Attraverso le sue opere Michelangelo non solo ci trasmette il suo senso dell'estetica, ma anche le sue intense battaglie personali e spirituali. Michelangelo, nonostante fosse avanzato negli anni, continuava a ricevere incarichi di primaria importanza, specialmente nel campo dell'architettura. Uno dei suoi progetti più noti di questo periodo è Porta Pia, un esempio emblematico del suo stile architettonico che si allontana dalle proporzioni ideali del corpo umano utilizzate da predecessori come Bramante. Michelangelo concepisce gli edifici come organismi viventi funzionali, dove ogni parte ha un ruolo specifico e vitale, simile a come funzionano le parti di un corpo umano. Durante questo periodo importanti cambiamenti politici e scientifici stavano avvenendo in Europa. Nel 1556 Carlo V abdica, lasciando un vasto impero diviso tra suo figlio Filippo II e suo fratello Ferdinando. Questi eventi segnano l'inizio di una nuova era di dominazione spagnola in Europa, consolidata ulteriormente dalla pace di Château-Cambrésis del 1559, che termina le ostilità tra Francia e Spagna. Parallelamente, il 1543 è un anno cruciale per la scienza, con la pubblicazione di De Revolutionibus Orbium di Niccolò Copernico, che propone la rivoluzionaria teoria eliocentrica. Questa teoria, che pone il Sole al centro del sistema solare, non solo sfida la visione geocentrica accettata, ma prefigura anche il metodo scientifico che sarà pienamente sviluppato da Galileo Galilei nel secolo successivo. Il Rinascimento è anche un periodo di intensa attività filosofica. Figure come Telesio, Bruno e Campanella esplorano nuove idee sulla filosofia della natura, promuovendo una visione del mondo basata su principi razionali e matematici. Questi sviluppi filosofici segnano l'inizio di un'era in cui la scienza comincia a distinguersi dalla fede religiosa come modo autonomo di comprendere il mondo. Nel campo dell'arte, l'ammirazione per Michelangelo rimane forte. Tuttavia, a Venezia questa ammirazione si mescola con le influenze locali, dando vita a un vivace dibattito culturale tra sostenitori di diverse scuole artistiche. La scuola veneta, in particolare, sperimenta una profonda trasformazione sotto l'influenza del manierismo, con artisti come Tintoretto e Veronese, che esplorano nuove tecniche di forma, colore e luce. Michelangelo muore il 18 febbraio 1564. Lasciando un'eredità duratura che ha influenzato non solo l'arte e l'architettura, ma anche il modo in cui considerare la relazione tra forma e funzione, arte e scienza. La sua vita e le sue opere continuano a essere un punto di riferimento per studi nel campo delle arti e della cultura rinascimentale. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.